alla base di questa giornata, di questo evento, c'era la sfida con noi stessi e cercare di, come dire, di definire un progetto condiviso da tutti. E quindi questo è già un insegnamento molto forte per il futuro. E quindi nell'attività che pensavo, noi ci siamo proposti di non limitarci ad una giornata, ad un unico momento, perché sennò sarebbe stata una delle tante eventi destinate poi a non lasciare il segno. E pensiamo di sviluppare per tutta la prossima settimana delle iniziative all'interno della nostra realtà, cercando di coinvolgere quanto più possibile i compagni. E poi l'evento, la panchina che è stata presentata poco fa, potrebbe diventare la prima, no, di una lunga serie di panchine da collocare in ambito piemontese. Ovviamente la metodologia, cioè quella di lavorare tutti insieme per produrre degli eventi in fondo di comunicazione, di sensibilizzazione, e come dire, il buono risultato che abbiamo avuto questa mattina ci induce ovviamente a immaginare altri eventi e altre opportunità che intenderemo cogliere, perché è stata veramente abbiamo avuto poco tempo a disposizione, e già questo evento sarà presentato molto probabilmente alle scuole di Fossano in primavera, e quindi diventerà un momento ulteriore di approfondimento. Quindi non due ore dedicate alla violenza sulle donne, ma un progetto molto più ampio. Non è facile cercare delle strade nuove e diverse in una struttura elefantiaca come quella dell'amministrazione penitenziaria, che è un po' il problema anche di tutto un po' le amministrazioni pubbliche. Al di là di questo, però, nello specifico in questo carcere, che è un carcere a custodia attenuata, ci tengo sempre a sottolinearlo e a dirlo, che quindi è la casa dove i detenuti ristretti soggiornano prima di uscire, prima di ritornare alla loro vita precedente o alla società, insomma. Per cui è un momento molto importante in cui si potrebbe sfruttare una metodologia diversa, un coinvolgimento diverso dei ristretti, affidando a loro anche, e stamattina lo hanno dimostrato con questo lavoro che hanno fatto, hanno dimostrato di essere in grado, secondo me, di farlo. Si tratta sempre di trovare qualcuno che faccia un po' quest'opera maieutica, di tirare fuori da loro le cose che loro hanno. Cioè, purtroppo si dimentica sempre che abbiamo a che fare con delle persone, e quindi le persone hanno delle risorse e anche i detenuti le hanno, e in più potrebbero essere in grado di contribuire meglio anche al benessere, al funzionamento quotidiano di un carcere, se venissero coinvolti maggiormente, se si facessero ad esempio delle commissioni ad hoc specifiche di detenuti, ma non solo detenuti, magari miste, detenuti e agenti penitenziari, che insieme valutano problematiche, situazioni, e trovano la soluzione che risponde meglio alle esigenze di tutti. Per quanto riguarda questa giornata, il Comune di Fossano, l'amministrazione, ha organizzato diversi eventi. La nostra organizzazione delle Scarpette Rosse ha allestito un banchetto nella piazzetta principale della città davanti al Comune di Fossano, per dare testimonianze e per informare sulla giornata. Al carcere delle Santa Caterina c'è stato un momento veramente toccante, dove gli ospiti hanno raccontato delle loro storie molto toccanti su esperienze personali relative alla violenza, che in qualche modo però sono poi riuscite a non manifestarsi nel modo peggiore, ma in una fuoriuscita. Quindi ognuno di noi deve fare attenzione a quali possono essere le cause per farci diventare violenti, e quindi trovare poi delle soluzioni positive per non andare oltre.